Siamo qui con Federico Santecchia. Ma questo è un volto già visto? Sì. Ma anche questo, sì, ma anche questo, sì, ma è strano. Sì, vero. Come mai? Che ha fatto buon uomo? Abbiamo fatto top 32 nazionale italiano. Accidenti. Con Snake Eye Fire. Hai capito! Ma quindi è la stessa lista di questo ragazzo qui? No, lista. Allora, stessa combo speziata, ma con diverso. Ci ha fatto i complimenti Nash addirittura. Nash ci ha fatto i complimenti, è vero. Allora, parto con la lista, non mi dilungo troppo. Prego. Allora, sull'engine vado molto veloce. Eh sì, dai, questi mi sa che sono abbastanza stanchi. Un flamberga solo perché è fighting. Eh sì. Chiaro, questa per la spezia. Vabbè, le partenze tutte maxate. Questo così. I due pali. Quindi anche insomma, qui tempi original, tutti sì, e due. E one for one, che è la partenza più scarsa, però oggi ci ho vinto la partita. Ok. Quindi va bene. Si è pagato, va bene. Sì, assolutamente. Poi prima differenza sono in Giant Parking, ho giocato due Kirin, un Garunix, un Poplar, un Bonix, Tenis, un Santuario e una Isola. Allora, non ho giocato Circolo perché non mi piaceva, perché comunque su una carta che potenzialmente era un brick totale. Sì, forte, però se pescavo una delle due, tante volte facevo direttamente due Little senza passare da Ponix e andavo direttamente a spaccare la Little. E solo due Kirin perché comunque sia da soli non fanno niente. Poi, altra differenza, appunto io ho giocato le HT, ho giocato tre Ash, tre Veiler, tre Murner, raccoglimi quella carta, due Overe, tre Imperma e tre Droplet. Quella non è una HT. Se, vabbè, un'osservazione. È un'osservazione giusta, però diciamo che in genere è una carta forte per andare secondo. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Allora, ho scelto praticamente all'ultimo tre Droplet al posto di tre Nibiru, perché volevo anche rispettare un po' di più Tenpai. Volevo una carta che era forte sia in Mirror sia contro Tenpai. Nibiru era forte solo in Mirror, questa invece è fortissima anche contro Tenpai, anche contro Voiceless, mazzi a caso. Per il resto due Ogre per Melodius, anche sempre anche per Treno Tenpai, 9 Veiler contro Mirror Match e Ash che è forte contro tutto. Sì. E Mirror la desitti volendo, se non hai altro di meglio da togliere, se non la sottopromete. Quindi abbiamo deciso approccio entrap, abbiamo tolto un po' di pali. Esatto. Quello che ci chiediamo ovviamente, è rimasta solo una carta, sarà un Sauravis? No, non è Sauravis, ma anche io ho giocato il signor Regolo. Cosa qui shout out a Leo per. Abbiamo capito, ce l'abbiamo. Diciamo che ha funzionato. Diciamo che ha funzionato. Questo era il main, 45 carte. 45 carte sì, quindi. Per quanto riguarda l'extra, abbiamo Anima, Landboard, Dualito e Lupo, questa fortissima per le combo necessaria. Fenice. Come utilities scarta flamberga, leva cose stupide, leva le imperma settate, tutto quanto. Non l'ho fatta mai, dai. L'ho fatta due volte, l'ho fatta. Wow. Io l'ho fatta tantissimo. Poi vabbè, le due charmer per forza, doppia promedial. Ok. Allora, tante volte ne giocano tutti una, e anche loro, perché loro avevano circolo, io ne ho giocate due perché avevo coro all'unicorno, avendo l'HT. E in più la seconda grind ti serve tantissimo perché si prende corvo, si prende vento, si prende di tutto. Giocando l'HT è giusto come ragionamento. Esatto. Sì. Poi finiti in tre. Quindi non c'è Selene. Non c'è Selene. E giochiamo però il Diavelstar, poi ce lo spieghi. Ok, abbiamo Amblo ovviamente, Zelantis Fenice per la combo, Abollusa e la quindicesima che è un rango 8 simpatico, che è fuoco. Appunto, abbiamo scelto di giocare questa combo invece di 38 direttamente perché per 38 anzitutto non è fuoco e seconda cosa ti mancava poi un body per linkare via principessa per fare Amblewain. Questo invece, oltre ad dare l'Omni Negate, è anche un body che poi ti vai a linkare perché ti serve al cimitero eventualmente per fare effetto regolo. Quindi un deck con un end bello del mondo. Ah, chi è questo bel ragazzo? È un figo. È vero, però combo, non ce l'ho figo. Comunque tirato in top 32 l'ho visto. Tirato in top 32 l'ho messo su un'anima zone, bellissimo. Comunque un endboard simile, praticamente la stessa. No, l'endboard è lo stesso. La stessa endboard, però abbiamo che lui rischia di perdere la versus Snake Eye Ash, okay. E però le entrap per coprire un po' il matchup. Poi per la side ho giocato Goddess di side,
Ok. Perché andando secondo ovviamente desideravamo la combo con Regolo, quindi ci serviva una carta da mettere al posto di Sargas, altrimenti giochi con una carta in meno extra. Ed è stata forte, ha tolto un Gauss Angel Light Attack, quindi è stato molto forte. Poi altri HT, Nibiru per forza di side per mirror match. Forti belle? Bell sì, diciamo che t'ho beccata sul red in 64 e discretamente forte. Sì. Quindi varietà, c'è anche la terza ore lì dentro? No, non c'è la terza ore, ci sono tre cosmic. Ok. Per background removal, runic stun che a quanto pare ha fatto i primi svizzera, skill drain e tutto, tante cose brutte. E poi le vere carte clava, ovvero 3 e 3-6. Mi dicono sono che Branded non è un ottimo matchup. E... no, allora, Branded è un brutto matchup. Tempai, post side, vado io, sito 6, faccio board più una di queste vinco. Questa in mirror è fortissima, soprattutto contro l'Esp in 64, più 2 quando le peschi entrambe. Come mai hai deciso, visto che utilizzi un approccio entrap, di non giocare i Bestial, per esempio? Non ho voluto giocare i Bestial per non andare sotto Trust, principalmente per Despia, in più perché non li reputo fortissimi contro Voiceless, ad esempio. Contro Voiceless preferisco pescare un Cosmic. Voiceless è un mazzo? L'ho preso. Preferivo mettere dentro un Cosmic piuttosto che un Bestial. In più, un Bestial da solo tante volte non basta perché hanno Mercurio, era pure della forza natura. Quindi ho preferito avere tutte le altre HT più 6 carte per andare primo, perché quando andavo primo post side volevo vincere. 6 clave. E quindi niente. Questa era la lista, ho chiuso X2 di Svizzera, 7-2-1, ho perso contro un Tempai e contro un Orcust. 2024 ho perso contro Orcust. E sono arrivato 22esimo in Svizzera, in 64 ho vinto contro Vespia per una spell di sesta sul red che avrebbe fatto maschere dal tempo. Sì. E purtroppo ho perso in 32 contro Snake Puro perché avevo doppio HT, però non è bastata per fermarlo del tutto, poi una mano abbastanza mediocre e in più cross out su Poplar, ma completamente ucciso. Che vuoi fa? E ringrazio ovviamente in particolare Giorgio e Connors con cui abbiamo fatto la lista parking, e ringrazio ovviamente tutti i ragazzi di Boys, Civitanova, anche quei quattro sfigati là che stanno a giocare, i Salmoni Match che stanno a fare. Guarda quelli che brutti. E niente, è a posto così. E ringrazio il signor Tegame che ci ha fatto la papaya. Grazie a voi, grazie a voi.